Con Alessandro Finauri al termine di Cisterna Padova trovate la vittoria importantissima per te, seconda partita da titolare, da libero e anche da MVP. Sì, è stata un'emozione fortissima prendere l'MVP in Superlega dopo averla sognata fin da bambino. È stata l'emozione più grande che fino adesso abbia mai provato. Padova, come avevo già preannunciato, era una squadra che avevamo già incontrato molte volte e abbiamo fatto molto bene, hanno dimostrato i fatti. E in battuta abbiamo lavorato molto bene, ricezione altalenanti, ma siamo pronti e siamo carichi per i playoff quinto posto, vogliamo prenderli. Ti saresti mai aspettato questo inedito ruolo, tu che nasci schiacciatore? È da quando ho 10 anni che mi dicono sei basso per fare lo schiacciatore. È capitata questa opportunità, la sto cogliendo, spero di dare il massimo e me lo sarei aspettato, sì. Non è così tanto male, ecco. Cosa ti ha detto Falasca quando, diciamo, avete pensato a questa nuova sistemazione? Beh, Falasca mi ha detto: guarda, sei pronto per giocare al Palapanini? Io ho fatto: certo che sì. E subito ci siamo capiti, lui mi ha spinto molto e siamo andati. Bene, infine la dedica per questo successo, per questo traguardo anche tuo personale. La dedico alla mia famiglia tutta quanta, perché mi sopportano sempre, costantemente. Io sono qui vicino casa, quindi torno a casa, sto sempre con loro, mi supportano, quindi se la meritano tutta quanta loro. Perfetto, grazie. Grazie a voi.